giocatore davvero evergreen. Cisolla tocca il net, ricezione comoda di Santucci. Fiorina ancora a posto 4, lo tocca Di Berti a muro, poi apre per Gagliani dall'altra parte del campo. Molto bravo qui Simone Di Berti. Serve Roberto Festi. Ricezione a mani aperte di Fantauzzo, corre Zoppellari, l'attacco di Tiuri, il muro in campo di Candeli. È partita davvero a razzo Brescia. Robbiati, palla corta, riceve bene Cisolla, senza problemi, si apre in quattro il Cisolla, difende Fantauzzo. Alza Robbiati, un pallone staccato per Mazzone che infatti non forza, si apre dall'altra parte Visi, altra difesa di Robbiati, poi non può attaccare il Lago Negro. Regala una comoda free ball per Brescia, ancora Cisolla questa volta al terzo tentativo. Visi tiene Fantauzzo, palla che però scollina nella metà campo di Brescia, si apre in par Gagliani, grande difesa di Turin, ci prova poi di propria intenzione Tiberti, adesso è un monologo. Andiamo. Servizio jump plot del centrale calabrese. Riceve Cisolla, si apre Bisi, senza problemi il suo attacco. Serve a tutto braccio il russo, ma disinnesca la sua bomba Zito. Gagliani! Lockout questa volta su Fantauzzo. Sale Gagliani, picchia forte. Mazzone però riceve doppio più. Turin contro il muro 1 che arriva di Cisolla. Molto bravo Alberto Cisolla. Roberto Festi. Mazzone con qualche indecisione e ricezione, poi Lago Negro lo sfrutta questo primo tempo. Bisi si arrampica con un pallonetto, Tiberti palla in mano, la offre ancora a Gagliani, il blockout di Brescia. E quando siamo alla metà del set, Latino ha la sua serie al servizio, ancora tira molto forte, Mazzone non riesce a contenerlo. Tiberti, Bisi, la difesa di Zoppellari, non ci arriva Fantauzzo e Brescia sta facendo davvero una grande, grande partita. Già plot di Robbiati, la ricezione di Gagliani, Cisolla incoccia contro il muro di Spadavecchia, ancora Mazzone questa volta con un altro tipo di colpo, però fa buona guardia Cisolla, poi si apre Visi, il muro di Lago Negro, palla che non cade, Tiberti in quattro, alta Cisolla contro il muro, scambio molto lungo, Visi la difende Fantauzzo, ma sul muro del Padalberti. Sale il Ciso, Santucci, ricezione complicata, Fantauzzo, muro a tre, Kelly di Gagliani, Festi, Tiberti. A tutto braccio Turin, mette in crisi la ricezione di Gagliani, palleggia Zito, Gagliani, palla scontata e pallonetto delizioso. A servizio di Fantauzzo, riceve il neoentrato Ristic, chiamato anche in attacco. Ristic, primo punto del bosniaco, che con tutta l'irriverenza dei suoi 20 anni trova il punto numero 22 di Brescia e poi rientra al posto di Bisi. Forza Zoppellari, la palla su Cisolla che riceve però doppio più. La pipe di Gagliani, difende Santucci. Niente da fare, punto numero 24 per Brescia. Bisi. Prima occasione per Brescia di chiudere il set, Zoppellari non riesce a prendere questo pallone che finisce sul muro e Brescia con un ace di Fabio Bisi si porta sul 2-0. Robbiati, contrasto fra Gagliani e Zito, Cisolla in 4, il block out dell'esperto numero 15. Servizio su Mazzone, non ci arriva poi Zoppellari. Serve Candeli, riceve a mani aperte la ricezione di Fantauzzo, poi il muro di Bisi su Mazzone. Sale Gagliani, Mazzone, palla a filo, poi Candeli intuisce le intenzioni di Zoppellari, Turin dall'altra parte, la difesa comoda di Tiberti, può attaccare Bisi, ancora copertura da parte dei due registi, Mazzone, palla ancora verso un pallonetto, seconda difesa di Tiberti con la mano, Cisolla non risolve perché c'è la difesa di Lago Negro, poi Gagliani ha faticato su questo pallone, Cisolla sfoglia la pagina numero 15 del manuale di pallavolo, ossia diagonale stretta, muro piazzato, nei 2,5 metri, grande Ciso.
Serve Gagliani, tiene il bagger di Mazzone, Ramberti chiamato in campo, il muro subito da Mazzone che se la prende un po' con i suoi compagni. Parte Candeli, ricezione complicata, così e così di Fantauzzo, attacca tutto braccio Mazzone con coraggio, poi rovescia il gioco Tiberti, Cisolla contro il muro, la copertura di Bisi, di nuovo Cisolla, si ripropone in due, la difesa di Fantauzzo sui 9 metri, Ramberti, Mazzone, il muro in campo di Bisi, e qui non poteva oggettivamente fare in maniera diversa Mazzone. Candeli riceve Mazzone, si sposta Ramberti, il pallone va a Turin, il muro tetto di Festi, che mette a questo punto, credo, la parola fine su questa partita. Parte Ramberti, il pallone su Gagliani, Tiberti affida il primo tempo a Festi che chiude qui i giochi. La Sarca Italia, chef centrale Brescia, batte per 3-7-0 una Geo Vertical, Geosat Lago Negro, opaca e spenta, poco reattiva, assolutamente inconcludente.